Ben ritrovati dopo questa pausa e ricominciamo con l'appello. Prego, segretario. Castiglione. Presente. Bellomo. Presente. Cauti. Presente. Cupido. Non c'è. No. Dideo. Presente. Di Meo. Presente. Di Nardo. Presente. Iubatti assente. Marchigiano. Presente. Montebruno. Presente. Nervegna. Presente. Piccinini. Presente. Polidori Peppino. Momentaneamente. Okay. Polidoro Luigi. Presente. Rabottini. Presente. Spiazza, mi pare non ci sia. Sorgetti. Presente. Okay. Uno, due, tre, quattro. Quindi 13. Bene, allora possiamo ricominciare. Allora, come dicevo prima, stiamo alla osservazione 208, Vallozzi Tommaso. Prego, sindaco. Sì, contrada Arielli, si chiede di trasformare l'area in oggetto da E2 a B4. Si propone il non accoglimento perché non in linea con le decisioni del piano. Osservazione non accolta. Prego, architetto, si attiva l'audio. È un lotto troppo piccolo per essere no, veloce. Sì, qui abbiamo promesso un accoglimento perché l'area per la cosa dell'osservazione non ha le caratteristiche per essere una zona tipo B, una zona isolata in aperta campagna. Non è collegata con le aree limitrofe in zona B. Quindi abbiamo proposto non accoglimento dell'osservazione. E qua non c'era l'ottavo? No, no, porio, non c'è porio, non c'è niente. Non è manca parte identificata, non c'è niente. Presidente, c'è la Marchigiano che voleva intervenire. Presidente, Marchigiano ha chiesto la parola. Sì, sì, ho visto. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Quando ci siamo trovati in prima battuta a discutere di questa osservazione, ci eravamo resi tutti conto che la zona B esistente e il terreno osservato sono separati da una piccolissima porzione di una particella, di cui ora non ricordo il numero, ma che qualora fosse stata trasformata anch'essa, parliamo veramente di forse 10 metri quadrati, qualora fosse stata trasformata anch'essa in zona B, avrebbe consentito rendere continuo il tratto delle due della zona B e della zona osservata, per cui così come detto già nella discussione che c'era stata alcuni mesi fa, la proposta che faccio è quella di includere anche quel piccolissimo
quella piccolissima porzione della particella a nord del terreno osservato, in modo tale che si possa accogliere l'osservazione in questione. Parliamo della, se possiamo ingrandire, la 742, esatto. Quella con il fabbricato, per cui anche un terreno già edificato, esattamente, se noi unissimo tutta la 742, che adesso è edificabile per il 99%, se noi la rendessimo edificabile interamente, come tra l'altro, ripeto, già è, sarebbe possibile riconoscere la zona B al terreno osservato. Su questo mi era parso di che ci fosse una disponibilità della maggioranza, tant'è vero che il punto era stato rinviato proprio per tecnicamente rendere accoglibile questa osservazione. Se noi guardiamo la particella 742, si vede proprio come sia solo una piccolissima porzione di terreno agricolo a separarla dalla 4122 e dalla 651. Quindi propongo l'accoglimento dell'osservazione e l'integrale edificabilità della particella a nord del terreno osservato. Non so se a questo proposito vuole intervenire il tecnico, così ci dà un parere qualificato. Se ho ben capito, la proposta è di completare la 742 in zona edificabile, perché di fatti rimane uno spicchio in zona agricola che separa il lotto per cui è stata fatta l'osservazione. Una volta unito la 742 con la 4122, riportare tutto in zona B4, giusto? Esattamente, sì. Architetto, al microfono spento, non abbiamo sentito nulla. Sì, sì. Stavo dicendo, la 742 in gran parte è in zona edificabile B, tipo B, solo un piccolissimo spicchio, pochi metri quadri, sono in zona agricola. Mi pare di capire che il consigliere Marcheggiano suggeriva di completare la 742 come zona edificabile, in modo da creare contiguità tra la 742 il lotto dell'osservante, così che sono tutti così in questo modo in zona B. Ma la 742 è di un altro proprietario, immagino. Sì, ma guardate di che cosa stiamo parlando. È già edificabile la 742, bisogna solamente rendere confinante tutta la zona edificabile richiesta dall'osservante. Quindi parliamo veramente di una di nulla dal punto di vista della da un punto di vista concettuale, però alla fine diciamo che un piccolissimo, seppur minimo precedente, lo creeremo. Ma è un precedente assolutamente legittimo, per cui non parliamo di irrazionalità della pianificazione. No, 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 sicuramente no, quello no. Cioè, Presidente, posso? Sì, prego. Quanto ho detto prima sul fatto dei criteri che abbiamo adottato per riguardare queste... Scusate, avete troppi microfoni nella stessa stanza. È quello appunto di non includere terreni che non sono stati osservati.
qua effettivamente il consigliere Marchegiano c'ha ragione, quindi la porzione è talmente minima che io poi chiedo anche agli altri consiglieri, non rientreremmo proprio in un precedente. Pur vero è che se per assurdo, io quello che chiedo a Giorgio, ma però ripeto, siamo sempre nella fantascienza, in un'eventuale ripubblicazione il 742 fa l'osservazione per far tornare agricolo quello spicchio, in realtà viene meno anche il presupposto dell'accoglimento della 4122. Mi sembra un'ipotesi però molto remota, ma per cui, soprattutto potrebbe cui, non essere accolta l'osservazione del 742 senza incorrere in alcuna censurabilità della scelta del consiglio. No, quindi la porzione è talmente minima che se poi le prossime osservazioni non accoglieremo alcune per il motivo che ho detto prima, secondo me non rientriamo nella casistica, in questa casistica che è veramente unica, quindi per me si può accogliere, come è stato detto prima. Non so, è un caso talmente particolare che mi sembra veramente... Secondo il tecnico, quanto può essere grande? Beh, l'unica cosa è verificare se complessivamente tutta l'area con B3 o B4, sommando pure queste superfici ulteriori, rispetta poi il parametro di 1/8 superfici coperta di edifici, per essere sono subito no, subito non no. Diciamo sì. Io ho d'accordo sull'eventuale accoglimento, sempre nel rispetto, come dice il tecnico, dei parametri del DM, però una cosa ci tengo a dire, questo non può essere un precedente, nel senso che poi non vorrei che ci troviamo in altre situazioni e insomma non rispettiamo un po' la linea che ci siamo dati. Qua si tratta veramente di una piccolissima porzione che pregiudica poi l'accoglimento dell'osservazione. Ecco, se siamo tutti d'accordo, restiamo in questo ambito. Ci tengo a precisarlo, perché se poi non ci si viene a dire che abbiamo creato il precedente per altre osservazioni che invece hanno delle dimensioni diverse. Questo lo voglio precisare per correttezza e per onestà. Quindi se siamo d'accordo, eventualmente dovessero esserci anche qualche altra osservazione, ma sempre veramente piccolissime dimensioni come questa, si possono accogliere, insomma. Allora, va bene, mi dite com'è la riformulazione della controdeduzione? Quindi dovremmo aspettare la valutazione delle dimensioni oppure lo mettiamo adesso. Io direi che si può accogliere integralmente l'osservazione, fatto salvo chiaramente una alla volta, scusate. Accoglie integralmente nel rispetto del 1449. Sì, ma dobbiamo dire anche che la particella 742 verrà integralmente considerata in zona, che cos'è questa, zona B4. Ma scusate, non è più facile votare contro l'osservazione contro dedotta? Puoi ripetere? Non ho capito che dici, scusami Angelo, non ho capito. Potremmo semplicemente votare contro la proposta di contro dedotta all'osservazione dell'ufficio tecnico. Ma che cambia? Poi dovremmo comunque formularne un'altra. E viene accolta così come è presentata. Scusa Presidente. Cioè, votiamo contro il non accoglimento. Non ho capito niente. Allora, io chiedo nuovamente la riformulazione. Chi è che sta parlando? Progetti.
dovremmo scrivere si propone l'accoglimento dell'osservazione inserendo la particella numero 794. Però una volta 742. Inserendo la particella numero 742 tutte in zona B3. Inserendo la particella 742 tutta in zona B3. Vabbè, non capisco niente. Uno alla volta, per favore. Allora, sentiamo Silvestri. Inserendo la particella 742 tutta in zona B3. Tutta in zona B3, finalmente. Sono inserendo la particella 742 tutto in zona B3, giusto? Esatto. Perfetto. Allora andiamo a votare. Aspetto il DM. E anche la verifica che c'è Antonello di Deo? Non ho capito. No, fatto salvo il rispetto del DM 1444. Giusto? Sì. Presidente, nel rispetto dei parametri del DM 1444-68. Bene, allora vado a votazione. Mettiamo a votazione. Chiedo scusa, Presidente. Siccome cioè io vorrei che fosse anche chiaro il punto di vista mio e del consigliere Cauti, ossia che in determinati casi come questo, ma potrebbero essercene anche altri, sia non solo consentito ma addirittura auspicabile che il consiglio emendi le osservazioni comprendendo anche terreni non di proprietà dell'osservante. Questa è una nostra impostazione che coerente con la scelta che si sta facendo adesso e che potremmo riproporre anche in futuro, ecco, quindi non c'è da parte nostra una preclusione a questo tipo di intervento del Consiglio Comunale anche su terreni che non siano di proprietà di un osservante, perché sappiamo che poi nella fase di ripubblicazione ci sarebbe comunque la possibilità per i nostri concittadini di palesare la loro contrarietà rispetto alla scelta del Consiglio. Noi dobbiamo sapere che in materia urbanistica il Consiglio, senza ovviamente travalicare i poteri della pubblica amministrazione, ma ha piena facoltà di disciplinare e conformare il diritto di proprietà, per cui non ci sarebbe alcun rischio di censure di fronte a accoglimenti di osservazioni come abbiamo fatto in questo caso, che comprendano anche lotti non di proprietà dell'osservante. Quindi ci tenevo a chiarirlo, ma se ci dovesse essere in futuro ci dovessero essere altri casi, di volta in volta lo ribadiremo. Grazie. Va bene, Presidente, posso? Sì, prego. Allora io avevo fatto, chiedete un microfono, sarebbe un bomba. Allora io prima ho fatto prima della, diciamo, della nuova controdeduzione, ho fatto una precisazione. Cioè noi siamo favorevoli su situazioni come queste dove parliamo di piccole, anche in linea con quello che anche la minoranza ha detto più volte, cioè di accogliere solo nuovi terreni non, di cui i titolari non hanno chiesto cambiamento di destinazione d'uso, ma solo per le piccole quantità come questa, perché effettivamente cioè qui c'è una situazione dove una piccola porzione preclude un diritto a un cittadino. Allora io dopo non possiamo generalizzare, perché un conto è una porzione di 10 metri quadri, un conto è un terreno di 500 metri quadri. Quindi questa è la linea che noi utilizzeremo, cioè ogni osservazione ha una sua identità e deve avere la forza
per essere inattaccabile. Sulla ripubblicazione, io non farei un ragionamento adesso su un'eventuale ripubblicazione, perché questo sarà motivo anche poi, vedremo se ci sarà una ripubblicazione. Oggi dobbiamo decidere sull'osservazione che viene presentata e noi dobbiamo decidere su osservazioni che abbiano la forza per essere accolte, come in questo caso, perché qui è evidente che una piccola, una porzioncina di terreno preclude un diritto a un cittadino. Ecco, questo credo, spero di essere stato chiaro. Un po' non mi trovo in linea, non ci troviamo in linea con quello che dice Marcheggiano, però può darsi pure che sulle osservazioni poi possiamo trovare anche dei punti di incontro, però valutiamo osservazione per osservazione. Questa, secondo noi, per quella piccola porzioncina può essere accolta. Va bene, grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto di Angelo Di Nardo. Prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente, io su questa osservazione mi dichiaro astenuto perché rispetto le opinioni, insomma, e le volontà che stanno emergendo da parte del resto del Consiglio, come mi sembra di capire da questi interventi, però io, come ho sempre detto, anzi trovo anche abbastanza paradossale che si possa andare a intervenire su delle aree dove non c'è stata nessuna osservazione da parte del titolare, quindi che ci possa essere qualcuno che terzo rispetto a un'area va a fare un intervento, lo ritengo non corretto e quindi non mi trovo assolutamente favorevole l'idea di modificare una destinazione urbanistica senza che ci sia il preventivo assenso o consenso da parte del titolare, quindi così come questa anche altre circostanze che hanno riguardato altri lotti, insomma, non mi vede d'accordo, però mi astengo rispettando la volontà anche del resto del Consiglio, insomma. Va bene, grazie. Avete espresso ognuno le proprie opinioni sul prosieguo, quindi io direi, no, non vado avanti perché c'è anche il consigliere Polidori che vuole dichiarare il suo voto. Prego. Grazie Presidente. Anch'io preannuncio la mia astensione perché ritengo che adesso possiamo intervenire in questa maniera, modificando anche un atteggiamento che abbiamo avuto fino adesso, anche se comprendo la discussione e tutto. Non comprendo poi il fatto che si dica già da adesso questo è un caso isolato, perché non spetta a noi dire se isolato o non isolato, perché si deve vedere nell'insieme, perché vorrei ricordare, magari ce lo può spiegare meglio la segretaria comunale, che esiste un vizio codificato per quanto riguarda gli atti amministrativi e che poi ricorre spesso, soprattutto per quanto riguarda l'approvazione di un PRG, che è il vizio di accesso di potere per disparità di trattamento. Ed è inutile poi parlare di estensione. Il vizio di disparità di accesso di potere per disparità di trattamento nel diritto non si misura con il metro, si misura con altri parametri. Per cui io mi astengo, voi ritenete di poter fare in questa maniera e di poter disporre anche in maniera diversa rispetto anche a chi ha la paternità, quindi la responsabilità di questo piano regolatore, interessando addirittura proprietà di persone che nulla hanno osservato, con la pretesa peraltro di non voler ripubblicare il piano. Liberissimi di fare tutto quello che volete, sta di fatto che qualcuno poi si assumerà la responsabilità qualora questo piano fosse impugnato, perché qui di motivi davvero questi motivi scaturiscono ad ogni frase detta. Comunque il mio intervento era solo per la dichiarazione di voto di astensione. Grazie. Va bene, grazie.
Sì. Posso fare dichiarazione di voto? Sì, prego. Per rispondere al consigliere Poridori, perché io non ho arrogato nessun diritto per quanto riguarda la decisione della ripubblicazione. Io ho detto che la ripubblicazione verrà valutata. Al momento noi non ancora dobbiamo vedere e soprattutto acquisire tutti i pareri necessari per decidere se ripubblicare o meno questo piano. Ho detto un'altra cosa, caro consigliere, che lei travisa sempre o dice sempre la sua verità. La verità so io quello che voglio dire, e io ho detto una cosa ben precisa, cioè oggi non possiamo decidere sulle osservazioni in funzione di un'eventuale ripubblicazione. Questo ho detto, che è un'altra verità, perché oggi io vado a decidere su un'osservazione e il Consiglio Comunale è sovrano, perché io posso decidere benissimo anche per una pianificazione omogenea, soprattutto per una pianificazione omogenea del territorio. E qui c'è un triangolino 10 metri quadri di terreno che pregiudica una omogeneità su quel terreno, su quella zona. Quindi non mi si venga a dire poi che un'osservazione invece con un lotto più grande è la stessa cosa. Quindi questa è la nostra valutazione che facciamo come maggioranza, e lo applicheremo anche dopo. Se ci sono queste piccolissime situazioni, noi le valuteremo come stiamo facendo adesso. Questa osservazione, su suggerimento, su un invito alla riflessione fatta da un consigliere della minoranza, in questo caso Giorgio Marchegiano, ci ha fatto riflettere e ci ha fatto vedere forse che quel triangolino non può precludere, pregiudicare il diritto di un cittadino. Tutto qua, senza di fare giri di parole o fare allusioni su cose che oggi non esistono. Quindi noi oggi non sappiamo se ripubblichiamo o non ripubblichiamo il piano. La decisione va presa su altri elementi. Quindi noi siamo favorevoli a questa osservazione. Va bene, grazie. Adesso vado a votazione della controdeduzione all'osservazione 208 presentata da Vallozzi e Tommaso, avente ad oggetto l'accoglimento integrale inserendo la particella 742 tutta in zona B3 nel rispetto dei parametri del decreto ministeriale 1444 del 68. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Non si sente Cupido, vediamo. Allora, l'ho capito, ma non si sente lo stesso. Favorevole. Di Deo. Favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Prendete un po' i microfoni, sindaco, prendi il microfono. Bolidoro. Favorevole. Rabottini, favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Astenuto. Iubatti, assente. Marchegiano. Favorevole. Polidori. Polidori? Un attimo, astenuto. Schiazza? Mi astengo. Bene. Il punto è stato accolto con 13 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. Adesso andiamo all'osservazione 236, Scarinci Fabio. Villa San Nicola. Si chiede di inserire tutta l'area al momento divisa tra zona B4 ed E1 in zona B4. Si propone il non accoglimento perché non in linea con i parametri del DM 1444 e 68. Osservazione non accolta. E confermo che non è possibile accogliere l'osservazione. Abbiamo fatto anche altre verifiche e andiamo oltre un ottavo del fisico coperta. Va bene.
Allora andiamo a votazione. La controdeduzione e l'osservazione. Presidente, un attimo. Sì. Allora, questo invece è esattamente uno di quei casi di cui parlavamo all'inizio quando abbiamo parlato dell'osservazione numero 23, ossia un terreno osservato il cui accoglimento integrale in zona B comporterebbe il superamento del parametro di un ottavo di superficie coperta, ma il cui accoglimento parziale dell'osservazione si sarebbe dovuto verificare se avrebbe consentito di rispettare il requisito di un ottavo. In precedenza questo Consiglio Comunale ha accolto un emendamento del consigliere Bellomo che, all'esito di una verifica di quale fosse la frazione del terreno osservato che, qualora fosse stata accolta, non avrebbe comportato il superamento di un ottavo, ha approvato l'osservazione per una porzione dell'intero terreno. In questo caso volevo sapere se l'ufficio, così come non vorrei sbagliarmi, ma era stato questo il mandato che era stato dato dal Consiglio Comunale e quindi anche dall'amministrazione, dalla maggioranza, può dirci se nessuna possibilità di estendere la zona B sia senza superare i parametri di un ottavo, perché qualora fossimo anche stavolta in assenza di questo dato, sarebbe davvero complicato, stavolta sì, trattare in maniera uguale due situazioni identiche. Quindi prima di incorrere in una possibile, per non dire probabile, disparità di trattamento, vorrei sapere se l'ufficio ha provveduto a fare la verifica che il Consiglio aveva chiesto insieme all'amministrazione, quindi maggioranza e opposizione all'unanimità, aveva chiesto quando abbiamo votato all'unanimità la richiesta di rinvio della discussione di questa osservazione. Grazie. Abbiamo fatto altre verifiche, abbiamo visto che non è possibile concedere ulteriormente zona B4. Non ci sono margini per dare qualcosa in più. Va bene, adesso vado a votazione, quindi ripeto la controdeduzione all'osservazione numero 236 di Scarinci Fabio, avente ad oggetto il non accoglimento perché non in linea con i parametri del decreto ministeriale 1444 del 68. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Favorevole. Dideo. Sì, Dideo però non ha acceso il microfono, comunque abbiamo capito il labiale. Dideo, sì, favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Favorevole. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Favorevole. Polidoro. Favorevole. Rabottini, favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Favorevole. Iubatti, assente. Marchegiano. Favorevole. Polidori. Favorevole. Schiazza. Favorevole. Il punto è stato approvato all'unanimità. Adesso continuiamo con le osservazioni, o meglio le controdeduzioni, rinviate sempre della categoria D. Quindi andiamo alla 364, Buzzelli Raffaele.
Allora, via Marina, al momento l'area è in parte B2 e in parte F2. Si propone di ampliare la zona B2 e di spostare la restante parte in zona F1. Si propone il non accoglimento perché non in linea con le decisioni del piano. Osservazione non accolta. Confermo la proposta di un accoglimento perché di fatti non in linea con i decisioni del piano, cioè noi andremo a sottrarre degli standard che possono bilanciare, posso dire, il piano stesso. Allora andiamo a votazione. La controdeduzione all'osservazione 364 di Buzzelli Raffaele avente ad oggetto il non accoglimento perché non in linea con le decisioni del piano. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Stupido. Favorevole. Dideo. Favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Favorevole. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Favorevole. Polidoro. Favorevole. Rabottini, favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Favorevole. Iubatti. Iubatti assente. Marcheggiano. Favorevole. Polidori. Polidori assente. Schiazza. Assente. Si astiene. Allora, il punto è stato accolto da 14 voti favorevoli, un astenuto, nessun contrario. Scusi, osservazione. Presidente. Osservazione numero 4. Il messaggio che ho inviato sulla chat della videoconferenza. Non funziona WhatsApp, quindi se dovete comunicare qualcosa, comunicatelo sulla chat della videoconferenza, solo questo. Ma non funziona a chi? A tutti? No, non funziona proprio a tutti quanti, c'è un crash completo. Ah, sì? È uscito anche dopo. Sì. Abbiamo sorgetti per queste cose. Ve lo sto dicendo per evitare. D'accordo. Che poi mandate qualcosa non arriva. No, funziona. Test prova, funziona. Funziona, a San Donato. Va bene. Allora andiamo avanti, siamo alla 426, Verna Guido. Scusi presidente, che ha detto? 426, Verna Guido. 426. Ma dove sta? Scusa presidente, ma non dobbiamo ripartire dalle AB. No, stiamo finendo le D. Stiamo finendo le D. Sta, quello che sta sotto. Pagina 11. Pagina 11. Allora, ok. Verna Guido, contrada Salini. Si chiede di trasformare l'area in oggetto da zona agricola a B4. Si propone l'accoglimento inserendo in zona B4 i due edifici adiacenti. Osservazione accolta. Scusate, mi potete ricordare perché in particolare non ricordo qual era il motivo del rinvio? Il motivo dell'invio è che per accogliere questa osservazione includevano i fabbricati giù a valle e il lotto compreso tra l'area dell'osservante e la restante zona in B4.
Scusami Domenico, non ho sentito bene, perdonami. Il rinvio è stato fatto perché il Consiglio voleva riflettere sul fatto che per raccogliere un'osservazione si andasse a inserire in zona edificabile anche un lotto per il quale non c'era nessuna osservazione. In questo caso l'ufficio ha proposto l'accoglimento dell'osservazione inglobando sia il capoluogo a valle ma anche il lotto compreso tra lotto dell'osservante e lotto edificabile, così come si vede nel riquadro sottostante. È dello stesso proprietario? No, altro proprietario ovviamente. Quindi probabilmente era sull'opportunità di decidere anche per quest'altro proprietario. Io non ricordo il motivo benissimo, mannaggia, di questo rinvio. Cioè, ci eravamo posti il problema che magari stavamo decidendo. Qui, Simone, se posso, qui è proprio l'esempio che dicevamo, che dicevo all'inizio, il fatto che votiamo contro includere terreni che non hanno presentato osservazioni. Qui è proprio uno dei classici esempi, perché il terreno è abbastanza grande e non andiamo, quindi noi voteremo contro perché non vogliamo che si includa un terreno che non abbia presentato un'osservazione, cosa ben diversa dal caso di prima invece, che era una porzione minima, microscopica, e che quindi siamo totalmente in un altro caso secondo noi. Quindi noi qui voteremo contro. Solo volevo chiedere, Domenico, allora, se dobbiamo fare riferimento alla osservazione, perché abbiamo appunto, forse era questo il motivo, abbiamo inserito anche l'altra per omogeneità, oppure non si può dare solo quanto richiesto dall'osservante? Allora, questo è un caso particolare. Le case che abbiamo incluso sono già a disegno residenziale, cioè ci sono delle famiglie che abitano in quelle case. Attualmente sono in zona agricola. Quindi per andare incontro all'osservante e per poter rispettare i piani del DM abbiamo incluso sia le case a valle e anche il lotto compreso tra il lotto dell'osservante e la zona edificabile. Sì, però se da un lato per soddisfare la richiesta dell'osservante, ma anche da rispettare il famoso DM del 68. Sì, però dico, Domenico, se da un lato è comprensibile accorpare la parte a valle, come? Dov'è? Ci stiamo accavallando forse con le parole. Io volevo chiedere, no, se da un lato, stavo dicendo, è comprensibile estendere la parte a valle, dove ci sono già delle abitazioni, forse lo è meno l'inserimento di questa fascia che non fa riferimento all'osservazione da parte neanche di nessun altro. Forse era per questo che l'abbiamo rimandata indietro questa. Dovevamo riflettere su questa decisione, perché noi potremmo benissimo accogliere la modifica accorpando questa zona dove ci sono gli edifici giù e non quella di sopra. Non c'è la necessità. Chiedo scusa, Presidente. Posso? Sì, sì, prego, prego. Grazie. Allora, qui in realtà siamo di fronte a un falso problema, perché sia il lotto a sud del terreno osservato, ma soprattutto anche quello a nord, quello che apparentemente non presenta edifici, in realtà sono completamente edificati. Lo possiamo verificare guardando su Google Maps, quindi attraverso il satellite, e si vedrà benissimo come anche il terreno a nord ha già al proprio interno un'abitazione che sviluppa completamente l'edificabilità di quel suolo, per cui dal punto di vista tributario non ci sarebbe alcuna modifica per nessuno dei proprietari, ma al contrario siamo di fronte, come vedete bene, a una realtà già edificata e che quindi può tranquillamente essere integralmente ricompresa in zona B.
Se voi guardate la particella 4.2, ora non leggo il numero, lì c'è già un'abitazione e quindi il terreno è già dal punto di vista tributario soggetto a tassazione, quindi in alcun modo andremo a incidere sulla destinazione del terreno. Quindi io propongo l'accoglimento dell'osservazione così come era stato proposto dall'ufficio tecnico. Perché, ripeto, non andremmo affatto a modificare l'uso dei terreni dei non osservanti, perché già sono a scopo residenziale. Il non osservante però non ha presentato l'osservazione, avrà avuto pure i suoi motivi per non farlo. Perché già la casa, quindi non gli interessa modificare la destinazione, anche perché non avrebbe alcun effetto, quindi... Se noi accogliamo l'osservazione non cambia nulla nemmeno per il non osservante. Questo l'avevamo visto anche in commissione con la dirigente che ci aveva spiegato proprio come i terreni anche agricoli che hanno già sviluppato una volumetria di quel tipo, al contrario è un vantaggio passare in zona a fini residenziali, perché ad esempio catastalmente si può dividere una stessa unità che invece qualora dovesse restare di tipo rurale non sarebbe divisibile e quindi chiaramente avrebbe anche un valore diverso da un edificio che sorge su un terreno edificabile, valore maggiore al quale non corrisponde una tassazione maggiore, per cui è assolutamente un vantaggio anche per il proprietario che non ha presentato l'osservazione. Al contrario invece l'osservante che ricade in zona agricola sarebbe l'unico di tutta quella fascia che fiancheggia la strada a cui sarebbe impedito di realizzare un immobile, e quindi è per questo che ha presentato un'osservazione e quindi ritengo che fosse sia assolutamente condivisibile l'accoglimento così come proposto dall'ufficio tecnico. Non so se il tecnico vuole intervenire sull'intervento di Marchegiano. Dico solo giustamente, se ho un fabbricato grande, perché ho visto qua Ortona in zona agricola fanno grossi fabbricati, però poi quanto devono suddividere con gli eredi o i figli, c'è questo ostacolo che la legge già non permette di suddividere fabbricati rurali in zona agricola perché c'è un solo fabbricato da destinare a uno del fondo. Il discorso è diverso se è una zona edificabile, in quel caso l'edificio può essere diviso in porzione, ceduto ai figli, addirittura venduto in parte. Nel nostro caso noi abbiamo proposto di fare un disegno dell'area, però poi la decisione finale spetta al Consiglio Comunale. Solo a supporto del Consiglio, se ripeto, guardiamo su Google Maps, vediamo che le strutture in questione sono su più piani, per cui sono delle vere e proprie residenze, ville di campagna, che quindi hanno tutto da guadagnare nella possibilità di non essere più classificati come immobili a servizio di un fondo agricolo. Allora, non so se qualcun altro vuole intervenire. Vabbè. Allora andiamo a votazione. Chiedo scusa, Presidente. Sì. Se fosse possibile vorrei capire qual è l'orientamento della maggioranza, perché se necessario... proporrei un nuovo rinvio, perché se la cosa non vi convince guardiamola con più calma, perché davvero ritengo che
non ci sia alcun motivo per non accogliere l'osservazione, quindi se siete favorevoli chiaramente siamo d'accordo e quindi possiamo votarle insieme, altrimenti non ci sarebbe nulla di male nel rinviare di nuovo la votazione per un piccolo approfondimento del caso, solo a supporto del consiglio, quindi allora, se c'è qualcuno della maggioranza che vuole intervenire. Sì, presidente, il nostro orientamento sul fatto dei terreni di mezzo l'abbiamo già detto prima, quindi per noi il rinvio non serve, cioè andiamo a votazione. Va bene. Allora, andiamo a votazione, la controdeduzione all'osservazione 426 di Verna Guido, avente ad oggetto l'accoglimento inserendo in zona B4 due edifici adiacenti, perché questa è la controdeduzione non riformulata. Allora, Castiglione. Contrario. Dell'Omo. Contrario. Cupido. Contrario. Dideo. Contrario. Di Meo. Contraria. Montebruno. Contrario. Nervegna. Contraria. Piccinini. Contrario. Polidoro. Contrario. Rambottini. Contraria. Sorgetti. Contrario. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Mi astengo. Batti assente. Marcheggiano. Favorevole. Polidori. Favorevole. Schiazza. Favorevole. Il punto è stato approvato con 11 voti, scusate, è stato respinto con 11 voti contrari, 4 favorevoli, 1 astenuto. Adesso stiamo all'ultima delle D, 434 di Battista Paolo. Paola. Contrada Santa Lucia, si chiede di trasformare l'area in oggetto da E1 a B4. Si propone il non accoglimento perché non in linea con le decisioni del piano. Qui abbiamo proposto non accoglimento perché di fatto il lotto per le dimensioni che ha non si presta a essere edificato, perché la larghezza è tale che permetterebbe la costruzione di un edificio stretto e lungo, ampio pochi metri, per cui abbiamo proposto non accoglimento. Allora andiamo a votazione. Scusa, ma il motivo del rinvio che mi sfugge adesso qual era? Perché l'avevamo rinviata questa? Ricorda? Se posto... Sì, prego. Il motivo del rinvio era che dal momento che da quella che si vede essere una struttura residenziale in poi, quindi la linea che delimita la zona B dalla zona agricola, da quel momento in poi eravamo nella condizione di riconoscendo a tutta quella porzione, compresa quella non osservata, di rientrare in zona B, avremmo dato la possibilità all'osservante di rendere edificabile il proprio terreno e quindi di procedere eventualmente a attraverso l'utilizzo sì. delle volumetrie presenti sul suo terreno, ma eventualmente anche su quelle del confinante, realizzare quanto richiesto nell'osservazione. È un altro di quei casi in cui il Consiglio Comunale, a mio parere, a parere del consigliere Cauti, dovrebbe essere in condizione di fare una scelta
che sia più coerente con lo sviluppo armonico dell'edificato, e quindi avrebbe potuto il Consiglio Comunale rendere edificabile anche l'altra particella non osservata. A quel punto avremmo avuto un tratto omogeneo e quindi avremmo potuto accogliere l'osservazione. È un'impostazione che, ripeto, io e il consigliere Cauti sposiamo in pieno in casi del genere. Non so, ma mi pare di capire che non sia lo stesso orientamento dell'amministrazione, quindi noi chiaramente siamo per l'accoglimento dell'osservazione, includendo nella zona B anche il terreno che va a separare la zona già edificata dal terreno osservato. Sì, sì. Adesso ricordo perfettamente e concordo, nel senso, qui siamo in una situazione di palese disparità di trattamento. Ora, a prescindere che comunque è accoglibile, perché poi se si fa la casa piccola o grande non è l'amministrazione che deve decidere, ma così come si è fatto in precedenza per uniformare la zona, benissimo si poteva estendere su una porzione minima. Del resto, l'eccesso di potere per disparità di trattamento, come mi è capitato di dire poc'anzi, non si misura con il metro, è un concetto giuridico, non un concetto che riguarda le geometrie. Per cui io proporrei di accogliere questa osservazione e semmai di estenderla per rendere omogeneo l'area, così come si è fatto in precedenza, anche a quelle porzioni minime, per far sì che quell'area venga ricongiunta all'altra area già edificabile. Grazie. Va bene, grazie. Io direi adesso che possiamo andare a votazione. Quindi metto a votazione la controdeduzione all'osservazione numero 434, presentata da Di Battista Paola, avente ad oggetto il non accoglimento perché non in linea con le decisioni del piano. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Favorevole. Dideo. Favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Favorevole. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Favorevole. Polidoro. Favorevole. Grabottini. Favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Contrario. Di Nardo. Contrario. Iubatti assente. Marchegiano. Contrario. Polidori. Contrario. Schiazza. Contraria. Il punto è stato accolto con 11 voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto. Adesso riprendiamo sempre le rinviate. Ricominciamo dalla AB numero 314, Spaini, Marta Clara. Chiedo scusa per questa osservazione, l'ufficio sta ancora facendo delle verifiche, per cui sarebbe auspicabile un ulteriore rinvio di questa osservazione. Va bene, allora andiamo avanti con le B. La numero 1, Ballerini, Gabriellina. La 1B. Scusa Presidente, c'è la 225 AB, prima della 314. Allora, ho letto la AB e il tecnico dice che stanno ancora facendo approfondimenti. E poi c'è la numero 1 della B.
No, poi c'è la 225 AB. A e B. 225 rientra tra le B. È la B, no, la 225 l'abbiamo passata alle B, mi sembra. Anche a me. Ballerini Gabriellina, contrada Sant'Elena, si chiede di ampliare la fascia di rispetto al fabbricato esistente. Si propone il non accoglimento con riferimento alla categoria B. L'area per la quale si chiede relativamente in zona agricola ricade nella zona Asi Val Pescara, soggetta a PRT, quindi non di competenza del comune di Ortona, quindi non possiamo intervenire su un piano subordinato, per cui abbiamo proposto un accoglimento della categoria B, cioè osservazioni non attinenti a questo piano regolatore. E qual era il motivo del rinvio, Domenico? Il motivo era valutare se era possibile non solo accogliere questa osservazione, ma arretrare anche le altre porzioni in zona D1, in zona agricola, in modo da ampliare la fascia di rispetto alle abitazioni. C'è da dire però che è vero che è zona Asval Pescara, ma la destinazione, un attimo qui, riprendo. La destinazione secondo il PRT è a territori collettivi e sociali, quindi non ci sarebbero installazioni di industrie insalubri, si parla di attrezzature di servizi, quindi non creerebbe problemi all'abitato che sta sottostante. Allora, se il tecnico ha concluso, non ci sono interventi, io andrei a votazione. Scusa, okay. Presidente. In questo caso, se non ricordo male, avevamo proposto il rinvio perché andava effettivamente verificato se quella zona di tipo produttivo ricadeva nel consorzio. Perché mi pare che su questo ci fossero dubbi da parte di molti. Quindi la verifica che andava fatta era proprio questa, cioè vedere se quel terreno è diventato produttivo per volontà del comune oppure se effettivamente ricade nel perimetro del consorzio. Quindi era questa la verifica che andava fatta. Vorrei sapere qual è l'esito di questa verifica, perché non vorrei che stessimo rinunciando a una facoltà dell'ente, visto che quel terreno non ricade nel consorzio. Abbiamo fatto la verifica. L'ultima variante al PRT, quella del 99, ha incluso anche quest'area nell'area consortile dell'Asi Val Pescara. Ha concluso, architetto? Sì, è concluso. Vabbè, allora vado a votazione.
della controdeduzione all'osservazione numero 1 di Ballerini, Gabriellini ed altri, avente ad oggetto il non accoglimento con riferimento alla categoria B. Chiedo scusa, però andrebbe specificato che parere contrario del, diciamo, del Consiglio Comunale legato alla ricadenza del terreno nell'area del consorzio. Quindi questo io vorrei che fosse presente nella delibera, perché è l'elemento che ha convinto il Consiglio Comunale ad escludere il passaggio a zona agricola. Che dice architetto, lo dobbiamo riformulare così come suggerito o non è necessario? Il microfono. La proposta di un accoglimento fa riferimento alla categoria B e indica quelle osservazioni che sono infondate o fuori dalla competenza del nostro PRG. In questo caso l'area è disciplinata da un piano subordinato al nostro, quindi è fuori la nostra competenza. Perciò abbiamo messo come riferimento la categoria B. Quindi mi sembra che non l'abbiamo mai neanche indicato nelle altre osservazioni. Semplicemente è stato proposto il non accoglimento con riferimento alla categoria B. Quindi allora è sufficiente, giusto, architetto? È sufficiente già la controdeduzione. Va bene. Allora faccio di nuovo la lettura della controdeduzione. Numero 1, Ballerini, Gabriellini ad altri, avente ad oggetto il non accoglimento con riferimento alla categoria B. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Favorevole. Dideo. Favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Favorevole. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Favorevole. Polidoro. Favorevole. Rabottini, favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Favorevole. Batti. Non c'è. Marcheggiano. Favorevole. Polidori. Favorevole. Schiazza. Favorevole. Il punto è stato accolto all'unanimità. Poi abbiamo la 225 d'Angelo Camillo. Dovrebbe essere delle AB, giusto? Mi date conferma? Zona industriale. Si chiede una rettifica nella perimetrazione della zona D1. Si propone il rinvio dell'esame in sede di conferenza dei servizi. Non accolta. Sì, confermo i motivi di non accoglimento. Diciamo che la riperimetrazione è fuori la nostra competenza. Dopo l'esame di osservazioni saranno fatti alcuni servizi e in quel contesto saranno invitati sia la provincia, la regione e anche il consorzio Asi Val Pescara. E quindi si valuteranno anche queste osservazioni.
Allora vado a votazione. La controdeduzione all'osservazione numero 225 di D'Angelo Camillo, avente ad oggetto il rinvio dell'esame in sede di conferenza dei servizi. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Cupido. Favorevole. Favorevole. Sì. Dideo. Favorevole. Dimeo. Dimeo? Dimeo si è bloccata l'immagine, casomai ci torniamo dopo. Montebruno? Favorevole. Nervegna? Favorevole. Piccinini? Favorevole. Polidoro? Favorevole. Rabottini, favorevole. Sorgetti? Favorevole. Ora... Causi. Presidente, sì, sì. Consigliera Di Meo, mi sente? Sì, favorevole. Sì. Quindi dicevamo Cauti. Favorevole. Giusto? Favorevole, sì. Sì. Di Nardo. Favorevole. Iubatti, non c'è. Marcheggiano. Favorevole. Polidori. Favorevole. Schiazza. Favorevole. Il punto è stato accolto all'unanimità. L'ultimo punto delle rinviate, la 292, tipologia C, Cappelletti Quintilia. Contrada Foro. Si chiede di trasformare l'area in oggetto da attrezzature turistiche permanenti a zona E. Si propone l'accoglimento perché non impatta con le decisioni generali del piano. Osservazione accolta da parte dell'ufficio, ma la maggioranza è contraria a questo accoglimento per non stravolgere tutta la destinazione e l'omogeneità di quella zona. Sì, sì. Okay. Domenico, ci ricordi un attimo il motivo del rinvio, per favore? Perché il Consiglio vuole valutare se accoglie l'osservazione e quindi creare, diciamo, dei buchi in un'area a propria destinazione, oppure non accoglie l'osservazione e quindi lasciare un'area, diciamo, omogenea. Noi abbiamo accolto l'osservazione perché, siccome è in posizione marginale, quindi questa ferrovia, comunque è un'area che comporta una certa distanza dalla ferrovia, però di contro la stessa area può dare un contributo come superficie ad altre porzioni del lotto. Scusa, il consiglio può dare, non può decidere. Voglio dire, lasciato in zona turistica ricettiva. È vero che entro i 30 metri dal primo binario non è possibile realizzare strutture, però quel lotto può contribuire come superficie a realizzare altre strutture lontano dalla fascia di rispetto. Cioè, se uno pensa di fare un progetto unitario o un piano attuativo, le superfici possono tornare utili per una futura pianificazione. Quindi qui il consiglio è libero di accogliere o non accogliere l'osservazione.
Posto, Presidente? Sì, prego, prego. Grazie. Solo per ricordare al Consiglio Comunale e ai cittadini ortonesi che per quanto riguarda le osservazioni che afferiscono alla zona della cosiddetta Postigliericcio, io e il consigliere Cauti, ma anche altri rappresentanti della minoranza, abbiamo deciso di astenerci perché avremmo voluto che si procedesse prima a un disegno organico di tutta quell'area e quindi alla conoscibilità di tutte le norme tecniche d'attuazione che riguardano le zone in questione, e all'esito di un confronto su questi aspetti avremmo potuto esprimerci in maniera compiuta sulle singole osservazioni, in modo tale da, così come abbiamo sempre fatto, riuscire a contemperare lo sviluppo economico e la salvaguardia dei luoghi di pregio presenti nella nostra città. Per cui noi su questa osservazione, così come abbiamo fatto in precedenza e negli scorsi consigli comunali, ci asterremo perché appunto riteniamo errato il metodo seguito dalla maggioranza, soprattutto se facciamo riferimento a un'area così delicata del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No. Allora andiamo alla votazione. Alla controdeduzione, all'osservazione 292, Cappelletti Quintilia, avente ad oggetto l'accoglimento perché non impatta con le decisioni generali del piano. Castiglione. Contrario. Bellomo. Contrario. Cupido. Contrario. Dideo. Contrario. Di Meo. Contraria. Montebruno. Contrario. Nervegna. Contraria. Piccinini. Contrario. Polidoro. Contrario. Rabottini. Contraria. Sorgetti. Contrario. Cauti. Mi astengo. Di Nardo. Mi astengo. Iubatti assente. Marcheggiano. Astenuto. Polidori. Astenuto. Schiazza. Mi astengo. Il punto è stato respinto con 11 voti contrari, nessun favorevole e 5 astenuti. Ultimo punto delle rinviate, la 70E di Santorelli Antonio Tommaso. Santorelli Antonio Tommaso, Villa San Nicola, si chiede di trasformare l'area in oggetto da E1 a B4. Si propone l'accoglimento parziale inserendo l'area in zona C3, accolta parzialmente. Ricordo al Consiglio che il rinvio era per verificare la possibilità di inserire anche altre abitazioni, il lotto intermedio, per soddisfare i requisiti per la zona tipo B. Soprattutto dovuto verifiche, purtroppo non è possibile accogliere l'osservazione anche includendo altre aree in zona B, perché sforiamo i parametri del PM del 68. Quindi rimane la proposta di accoglimento parziale in zona C3.
Allora, vado a votazione. Mi metto a votazione la controdeduzione all'osservazione numero 70 di Santorelli Antonio Tommaso, avendo ad oggetto l'accoglimento parziale inserendo l'area in C3. Castiglione. Favorevole. Bellomo. Favorevole. Cupido. Favorevole. Ideo. Favorevole. Di Meo. Favorevole. Montebruno. Favorevole. Nervegna. Favorevole. Piccinini. Favorevole. Polidoro. Favorevole. Robottini, favorevole. Sorgetti. Favorevole. Cauti. Favorevole. Di Nardo. Favorevole. Marcheggiano. Favorevole. Polidori. Favorevole. Schiazza. Favorevole. Il punto è stato accolto all'unanimità. Adesso ricominciamo da dove. Presidente, propongo di magari di chiuderla qui, se i consiglieri vogliono, prima di iniziare il CD. Così domani ripartiamo più freschi, visto che poi le giri guardano le norme tecniche. D'accordo. Stranamente sono d'accordo con Montebruno. Allora continuiamo. Ragazzi. Allora, se non hanno obiezioni, sospendiamo qui il Consiglio Comunale. La maniera tua, sei attento. Io sono contro. Ci dobbiamo preoccupare. Allora, se non ci sono obiezioni, dispongo la sospensione del Consiglio Comunale e che andrà in prosecuzione domani alle 14.30. Va bene? Auguro a tutti voi una buonanotte, a voi e ai cittadini che ci seguono da casa. A domani. A domani. Buonanotte. 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 Buonanotte.